Nessun allarme, la Capitaneria di Porto effettua quotidianamente controlli sui carburanti e sui fumi delle navi e non ha riscontrato criticità. A rispondere alle tante segnalazioni dei cittadini è il comandante Michele Castaldo. La relazione della sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti riguardante la gestione 2022 dell'autorità portuale mette in evidenza alcune situazioni da chiarire nel mirino gestione del personale e copertura dei contenziosi. Si chiama Sentinelle del Mare, l'iniziativa presentata questa mattina da Capitaneria di Porto, Confcommercio, Carici e Proloco. Si parla di un progetto sulla biodiversità subacquea del Mediterraneo. Parte una raccolta di firme contro le cosiddette bollette pazze di Acea, l'iniziativa che partirà sabato dalle 7 è della lista civica Il Buon Governo. Celano, Tolfa, Santa Marinella e Grifone saranno queste, a meno di sorprese, le avversarie del Civitavecchia nelle amichevoli precampionato. I nerazzurri intanto hanno ufficializzato gli acquisti di Avellini e Vittorini. Buonasera dal nostro telegiornale. Nessun allarme. La Capitaneria di Porto effettua quotidianamente controlli sui carburanti e sui fumi delle navi e non ha riscontrato criticità. A rispondere alle tante segnalazioni dei cittadini preoccupati dalle emissioni che fuoriescono dai comignoli delle imbarcazioni presenti in porto e in particolare da quello della Virgin in Rada da giorni è direttamente il comandante Michele Castaldo. Ai nostri microfoni il direttore marittimo del Lazio ha rassicurato la popolazione sulle attente verifiche che vengono eseguite dal personale della Capitaneria. L'intervista. Continuano ad arrivare segnalazioni alla nostra emittente ma anche direttamente alla Capitaneria di Porto per quanto riguarda i fumi delle navi in porto e mi riferisco in particolare alla nave Virgin in rada fuori al nostro porto. La situazione però è tranquilla e sotto controllo della Capitaneria di Porto, è così? Assolutamente, ne siamo a conoscenza, noi ringraziamo i cittadini di Civitavecchia che comunque continuano a segnalarci le situazioni, è una cosa tipica di Civitavecchia perché il problema dei fumi in questa città è sempre stato avvertito in maniera importante. Per quello che riguarda la nave da crociera che è in rada, la nave è in rada e in sosta non operativa, ma è perfettamente rispondente a quelle che sono le norme internazionali che prevedono l'utilizzo dei carburanti a basso tenore di zolfo, attraverso anche l'utilizzo del sistema dello scrubber, che è il sistema che di fatto opera un lavaggio del combustibile, dell'emissione che viene prodotta, portandola all'emissione stessa a un contenuto almeno equivalente a quello delle norme consentite. Quindi la situazione è molto migliore di quella, ma nella peggiore delle ipotesi arriviamo ad avere un contenuto di zolfo conforme alla norma. Ne abbiamo parlato a microfoni spenti, è più probabilmente una questione visiva piuttosto che poi effettivamente di inquinamento. Sì, è un impatto visivo perché da lontano soprattutto si vede il fumo. I miei tecnici mi dicono man mano che ti avvicini alla nave il fumo è sempre meno visibile, ma comunque ripeto si tratta di un fumo che non ha emissioni di zolfo superiori alle norme previste. I nostri uomini, soprattutto quelli che si occupano della sicurezza della navigazione, operano dei controlli quotidiani su queste navi, vanno a bordo, operano dei prelievi anche dei carburanti, i carburanti vengono poi analizzati con dei rapporti di prova che vengono poi trasmessi sia all'Agenzia delle Dogane e anche al Comune. Per quanto riguarda questo primo periodo dell'estate non ci sono state particolari sforamenti, diciamo, da questo punto di vista e così è stato anche negli anni passati, è così? Per quello che riguarda situazioni complesse in quest'ultimo periodo, dal 2020 non risultano violazioni, quindi tutte le analisi fatte, tutti i controlli effettuati sono risultati poi regolari. Civitavecchia si è mossa addirittura in anticipo rispetto alla normativa con il famoso Blue Agreement che appunto diciamo è stato anche un po' innovativo rispetto anche agli altri porti. Sì, questo mi fa piacere che lei lo segnala. La norma prevedeva l'utilizzo dei nuovi carburanti a basso tenore di zolfo dal gennaio del 2020. Civitavecchia già nel 2017 stipulò il Civitavecchia Blue Agreement con le società che gestiscono tutti i traghetti in modo tale da ridurre in anticipo, quindi consentire in anticipo l'utilizzo di carburanti a basso tenore di zolfo e questo ovviamente è una cosa molto bella che il porto ha conseguito. La suddivisione dal porto storico e la parte commerciale sarà un ulteriore passaggio positivo da questo punto di vista. Ma io lo dico, ero qui a Civitavecchia tanti anni fa, ripeto, sono venuto più volte a lavorare a Civitavecchia, c'è stato un progressivo spostamento verso nord di tutto quello che è il traffico marittimo. Anticamente, fino agli anni 90, le navi che partivano per la Sardegna erano ormeggiate qui nel porto storico, invece adesso sono tutte andate verso nord e questo ovviamente ha dato una grossa mano a riqualificare anche questa zona, perché le segnalazioni che c'erano, chi viveva sul porto ovviamente subiva degli effetti negativi di queste situazioni. Adesso è tutto molto più tranquillo. Ci sarà con i nuovi lavori che sono già ormai appaltati, ci sarà una separazione fisica concreta tra il porto, l'area commerciale e l'area turistica del porto, in modo tale che la vecchia dazna con l'apertura a sud sarà dedicata esclusivamente alla navigazione da diporto.
Un 36enne italiano è stato arrestato dai carabinieri perché colto in flagranza mentre tentava una truffa con il metodo del finto bonifico. In particolare l'uomo, originario del Grossetano, è già noto alle forze dell'ordine. Per altre vicende di tipo giudiziario si è recato in più occasioni presso una tabaccheria che si trova ad Allumiere, dove al fine di ottenere delle ricariche, a dimostrazione del pagamento effettuato, ha mostrato al titolare dell'esercizio ricevute di bonifici mai effettivamente andati a buon fine, arrecando così un danno al commerciante per alcune migliaia di euro. Il tabaccaio, insospettito, si è formalizzato una denuncia presso la locale stazione Carabinieri. E quando l'uomo si è ripresentato per effettuare una nuova ricarica, sempre cercando di pagare con un bonifico, ha richiesto l'intervento dei militari che, giunti immediatamente sul posto, lo hanno tratto in arresto. L'arresto operato è stato convalidato e nei confronti del soggetto è stata irrogata la misura cautelare dell'obbligo di firma presso la stazione Carabinieri del luogo di residenza. I carabinieri sono ancora all'opera per verificare se anche altri esercizi della zona siano stati vittime di analoghi illeciti. Ha soccorso 60 migranti in acque internazionali a largo della Libia e adesso è diretta a Civitavecchia. Nuovo sbarco in arrivo nella nostra città. La nave Humanity One si sta dirigendo verso il porto di Civitavecchia, come designato dalle autorità italiane. A bordo ci sarebbero diverse donne, tra cui una incinta, bambini e minori non accompagnati, e il viaggio dovrebbe durare 3 giorni e mezzo. Parte una raccolta firme contro le cosiddette bollette pazze di Acea, ovvero le fatture per alcune centinaia di euro che numerosi civitavecchiesi si sono visti ricapitare negli ultimi giorni per il servizio idrico. L'iniziativa della lista civica Il Buon Governo, che inizierà la raccolta di firme sabato prossimo a partire dalle 7. Con l'iniziativa si intende sollecitare l'amministrazione comunale ad ottemperare quello per cui il sindaco Piandibene si è impegnato e per ribadire la necessità di riavere uno sportello a Civitavecchia della CEATO 2. Nel frattempo la lista civica Il Buon Governo ha inviato una PEC al sindaco, all'assessore al bilancio, nella quale tra l'altro si chiede di chiarire congiuntamente alla cittadinanza le ragioni dell'importo alto delle ultime bollette idriche che non sono state spiegate dagli addetti ai call center di Acea, oltre alla necessità di riaprire uno sportello a Civitavecchia che possa fornire risposte dirette agli utenti. Meglio, decisamente meglio rispetto agli ultimi anni, l'ultima relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell'autorità portuale riferita all'anno 2022 non presenta come in passato rilievi particolarmente importanti. Non mancano comunque richieste di chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda il personale, la copertura dell'enorme contenzioso accumulato negli anni e i residui attivi, ovvero le somme messe nelle entrate la cui riscossione non risulta certa. Non è fortunatamente una serie di contestazioni come è avvenuto negli ultimi anni, soprattutto nel periodo del Covid, ma la relazione della sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti riguardante la gestione 2022 dell'autorità portuale mette comunque in evidenza alcune situazioni da chiarire. Nel documento inviato ai due rami del Parlamento viene specificato che l'ente sconta una pregressa difficile situazione gestionale che per effetto già dal 2019 di risultati di bilancio negativi hanno reso necessario nel 2021 dichiarare lo stato di crisi e l'avvio di un piano di risanamento, senza il quale i bilanci non avrebbero potuto essere approvati. La Corte ricorda anche di aver già rilevato come le misure oggetto del piano di risanamento non avessero carattere strutturale, limitandosi per la gran parte a spostare sugli esercizi successivi al 2021 alcuni oneri di particolare rilievo, come la parte variabile degli emolumenti al personale dipendente e il rimborso della parte capitale dei mutui stipulati. Le note maggiormente critiche riguardano però la gestione del contenzioso. La Corte dei Conti specifica che il suo valore alla data del 31 dicembre 2022 è stato stimato in oltre 263.000 euro, mentre il valore del relativo fondo rischi iscritto a bilancio era pari a poco più di 25.000 euro, equivalente al 9,66% del valore conosciuto delle passività potenziali. Il Collegio dei Revisori, si legge nella relazione al rendiconto 2022, come già in quelle precedenti,
Dopo aver rilevato la limitata percentuale di copertura delle passività potenziali già accantonata al fondo rischi, nonché la mancata considerazione delle percentuali di soccombenza nei vari giudizi e la mancata rideterminazione, anche attraverso accordi transattivi, delle somme dovute in caso di soccombenza, ha richiamato l'attenzione dell'autorità portuale sulla necessità di destinare tutte le risorse libere e disponibili ad incremento degli accantonamenti in essere, al fine di assicurare un appostamento in bilancio per gli stessi maggiori congruo. Per la Corte dei Conti, in presenza di contenziosi così rilevanti, è essenziale che il fondo rischi sia correttamente determinato al fine di non aggravare il bilancio con scelte strategico operative non conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di salvaguardia della continuità di aziende amministrative. La sezione controllo della Corte sottolinea al riguardo che anche il rendiconto 2022 fa emergere una situazione gestionale nella quale l'avanzo di amministrazione disponibile risulta completamente azzerato a causa degli accantonamenti anzidetti, sulla quantificazione dei quali sussistono, come sopra evidenziato, rilevanti margini di incertezza. Come anticipato nel referto sull'esercizio 2021, prosegue la relazione, è in corso un'indagine interna sull'effettivo ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2021, richiesta dal Collegio dei Revisori che si ritiene necessario venga conclusa al più presto. I residui attivi rappresentano somme iscritte in bilancio come attività ma non ancora incassate. L'ultima parte della relazione è dedicata alla PAS, la società interamente detenuta da Molo Vespucci e sulla quale in passato si erano concentrate le attenzioni della Corte dei Conti. Viene riferito che alla scadenza della convenzione decennale stipulata nell'ottobre 2013, l'ente ha prorogato l'affidamento fino al 31 dicembre 2021 e che successivamente, dopo un'analisi condotta da un gruppo di lavoro appositamente istituito, ha proceduto con un nuovo affidamento alla società per il prossimo triennio, estensibile al quinquennio, condizionandolo all'implementazione di una serie di azioni di efficientamento da avviare nell'immediato. Sul rinnovo della concessione non viene comunque fatto alcun rilievo. Fa caldo, tanto caldo, e Civitavecchia resta fissa sul giallo. Anche l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, valido fino alla giornata di domani, pone Civitavecchia a livello di allerta 1. Una situazione alla quale bisogna prestare attenzione, ma che risulta comunque migliore rispetto ad altre delle 27 realtà che fanno parte del sistema di controllo, per le quali invece da giorni l'allerta rimane a livello 2 se non a livello 3. Vale la pena di ricordare che sulla base del sistema di prevenzione, nelle città che si trovano col bollino giallo, ovvero livello 1 di allarme, viene consigliato di pianificare le scorte d'acqua, cibo e medicinali, di trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della propria abitazione e di prendersi cura di anziani che vivono soli, segnalando ai servizi sociosanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Tutto secondo previsioni, il nuovo consiglio d'amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici è composto dalla terna di persone che il TRC Giornale aveva già anticipato lunedì scorso. Ieri l'assemblea dei soci, ovvero il comune di Civitavecchia, ha nominato presidente l'avvocata Francesca Romana Tomaselli e consiglieri di amministrazione Paola Rita Stella in quota PD e Alessio Gatti in quota Italia Viva. Ma come spesso avviene in queste circostanze, non mancano le polemiche politiche. Assemblea dei soci senza sorprese rispetto a quanto anticipato nei giorni scorsi dal TRC Giornale. Civitavecchia Servizi Pubblici ha cambiato pelle con l'assemblea dei soci svoltasi ieri a Palazzo del Pincio. Per effetto delle dimissioni da parte di Matteo Mormino, successive a quelle che il presidente Fabrizio Lungarini aveva rassegnato sabato scorso, il consiglio di amministrazione della società in house del comune di Civitavecchia era già decaduto. Non è stato quindi neanche necessario revocare la terza figura del consiglio, Sonia Mazzucco, che a differenza dei colleghi non aveva rassegnato le sue dimissioni. Ma veniamo ai nomi nuovi. Come annunciato, la presidente sarà Francesca Romana Tomaselli, avvocato di Roma. Ben più noti i volti dei due consiglieri di amministrazione, anch'essi nominati dal sindaco Marco Piandibene. Si tratta di Alessio Gatti e Paola Rita Stella, uno vicino a Italia Viva e l'altra esponente di primo piano del PD, con trascorsi di assessore. Ma le nomine continuano a suscitare reazioni e polemiche in ambito politico. Sulla vicenda interviene il Polo Civico, che sostiene si sarebbe aspettato
aspettato dal nuovo sindaco un forte segnale di discontinuità rispetto al comportamento tenuto dalle precedenti amministrazioni, con nomine effettuate non per far quadrare gli equilibri in seno alla maggioranza o per andare incontro all'esigenza di qualche partito. Per questo, aggiunge il Polo Civico, ci aspettavamo la nomina di persone che davvero, in virtù della loro storia e competenza, lasciassero pensare che finalmente l'era delle spartizioni e dei contentini fosse finita. E allora una domanda sorge spontanea: se si riteneva di continuare ad operare col solito andazzo, perché farsi arrivare decine e decine di domande per poi ignorarle e procedere alla nomina di persone i cui nomi circolavano peraltro da diversi giorni? Nella notte appena trascorsa, sulla strada statale 7D che conduce da Civitavecchia ad Allumiere, nei pressi del ristorante Tramontana, un camion rimorchio che trasportava pomodori è uscito di strada ribaltandosi su un fianco e perdendo buona parte del carico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma Bonifazi e i carabinieri. In particolare, i vigili hanno rimesso in strada il mezzo, messo in sicurezza l'area e fornito illuminazione nel tratto stradale che si trova completamente al buio. Il conducente del mezzo è rimasto illeso. Si riparla finalmente di turismo come futuro per questa città, ma con un approccio assai riformista che fa ben sperare. Comincia così un intervento di Tullio Nunzi dell'associazione Meno Poltrone Più Panchine, che parla di come le ultime situazioni di attualità potrebbero incidere nel turismo locale. Secondo Nunzi, la novità è che non ci sarà più la centrale Enel di ostacolo allo sviluppo turistico e quindi si dovrà puntare ad un sistema turistico territoriale, allo sviluppo turistico di un territorio che ha in sé tutti gli elementi per un ritorno alla sua vocazione già in atto ma non governata. È partito Sentinelle del Mare, progetto sulla biodiversità subacquea del Mediterraneo. L'iniziativa, promossa a livello nazionale dalla Confcommercio con la collaborazione di enti come Capitaneria di Porto, Fondazione Caricibe e Proloco, avrà in Civitavecchia il suo perno. Nei prossimi giorni la città, sia al mercato che in alcuni esercizi commerciali, principalmente della ristorazione, sarà possibile incontrare operatori qualificati che forniranno informazioni su come rispettare l'ambiente marino. Coinvolti anche subacquei locali o turisti che potranno compilare schede da recapitare all'Università di Bologna per contribuire a studi e ricerche sull'ambiente sottomarino italiano. Ma sentiamo le interviste realizzate a margine della conferenza di presentazione del progetto. Cristiano Avoglio, vicepresidente della Confcommercio di Civitavecchia, abbiamo presentato questa mattina questa importante iniziativa che Confcommercio a livello nazionale e locale porta a Civitavecchia per attivare le sentinelle del mare. Sì, esattamente, è stata una ottima conferenza stampa, c'è stata un'affluenza importante, noi ne eravamo certi perché in questi giorni di fasi organizzative abbiamo visto proprio tantissima partecipazione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, ce ne sono veramente tante. Noi faremo delle attività tra il mercato del mare, tra alcune strutture dei nostri associati in Confcommercio, insomma, dove cercheremo di sensibilizzare nel modo migliore possibile sia i cittadini sia anche ovviamente quella fascia di persone più piccole che sono poi quelle che porteranno avanti per molto tempo il concetto dell'ambiente e il concetto del mare. Siamo molto felici, ringrazio nuovamente tutte le istituzioni, non le ripeto tutte perché sono veramente tante, però insomma il progetto ovviamente è un progetto patrocinato dal Ministero del Turismo, dal Ministero dell'Ambiente, quindi c'è una grandissima partecipazione e noi siamo veramente molto molto felici. Romolo Guasco, direttore della Confcommercio di Roma, qua a Civitavecchia per Sentinelle del Mare, un progetto che la Confcommercio ha fortemente sposato anche da un punto di vista centrale. Sì, è un progetto promosso dalla Confcommercio nazionale che noi a Roma, in particolare quest'anno a Civitavecchia, abbiamo raccolto. Si tratta di rendere consapevoli da una parte ovviamente chi utilizza il mare a scopo turistico, le persone che stanno sulle spiagge durante quest'estate, la consapevolezza delle grandi realtà che ci sono, ma anche gli imprenditori, i ristoratori che si sono aggregati per proporre dei menù particolari. Ecco, andiamo verso un'epoca sempre di più di consapevolezza sulla necessità di tutelare l'ambiente e di certificare le imprese rispetto alla qualità delle cose che offrono. Assessore D'Antò, Sentinelle del Mare ha presentato il progetto, tanti attori e il Comune di Civitavecchia a far da perno a un'iniziativa che guarda l'ambiente e non solo.
Assolutamente, noi non potevamo non accogliere favorevolmente questa iniziativa, perché comunque è un'iniziativa tesa ad allargare la conoscenza dell'ambiente che ci circonda, in particolare quello marino, e conoscere vuol dire rispettare, e la tutela dell'ambiente preserva le prossime generazioni, un valore che è entrato anche in Costituzione. Quindi noi come amministrazione non potevamo esimerci dal supportare in tutti i modi possibili questa iniziativa, e quindi ringraziamo Confcommercio sia locale che nazionale per aver pensato a Civitavecchia. La memoria ritrovata, viaggio alla scoperta della storia di Civitavecchia, torna per tutto il mese di agosto con 7 percorsi per conoscere la storia dei simboli, delle iscrizioni presenti sui muri dei palazzi e dei monumenti del centro storico, del lungomare e del porto storico di Civitavecchia. Civitavecchia con il naso all'insù, simboli, stemmi, iscrizioni e lapidi nella storia di Civitavecchia. Sarà un viaggio per scoprire le storie, i racconti e anche le leggende che si celano dietro questi particolari elementi e conoscere così anche aneddoti e curiosità sconosciute alla cittadinanza. Il programma prevede 7 passeggiate serali dalle 21 alle 22.30 con 7 soste per ogni percorso individuato. Domani il via con la partenza dal sagrato della Chiesa della Cattedrale alle 21 e un percorso che si snoderà su Corso Marconi, via Nino Bixio e via 16 settembre. Rimbam Band, irresistibile conclusione in grande stile della rassegna Estate in Giardino. Una straordinaria band di musicisti, comici, mimi, con aggiunta di tip-tap, gag e teatro di figura, spiegano gli organizzatori, ha letteralmente fatto impazzire il pubblico presente per l'ennesimo sold out. Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Vittorio Bruno e Francesco Pagliarulo non si sono risparmiati né il meglio di Rimbam Band, uno show tratto dal repertorio dei loro spettacoli creati negli anni con qualche inedito. Presente la vice sindaco e assessore alla cultura Stefania Tinti, che ha simpaticamente partecipato a delle improvvisazioni degli artisti, oltre ad una rappresentanza dell'amministrazione comunale. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma rimanete con noi perché tra qualche istante apriamo la pagina sportiva. Torniamo in studio con le notizie sportive. Si muove finalmente qualcosa per il nuovo palagrammatico dopo l'interruzione dei lavori lo scorso maggio a causa della variante del progetto. Dopo quasi 3 mesi di impasse nel quale c'è stato il cambio di amministrazione al comune, ci sono novità per il nuovo impianto polivalente a San Liborio. Attraverso una determina dirigenziale, Palazzo del Pincio ha annunciato di aver affidato, dopo trattativa diretta alla Sisco Ingegneria, operatrice economica civitavecchiese, l'incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la realizzazione dell'impianto. Si tratta di una questione già dibattuta, ovvero quella della considerazione delle metrature. Il costo complessivo è di poco meno di 30.000 euro, per la precisione 29.842. Ultimi giorni di allenamento al Tamagnini per il Civitavecchia, che da lunedì sarà tagliacozzo in Abruzzo per la seconda parte del ritiro precampionato. Intanto si comincia ad avere un quadro più chiaro delle prossime amichevoli con le avversarie, che dovrebbero essere tra le altre anche Tolfa, Santa Marinella e Grifone. Servizio. Proseguono gli allenamenti del Civitavecchia sotto il sole cocente del Tamagnini, dove da lunedì è iniziata la preparazione atletica in vista del nuovo campionato di eccellenza che prenderà il via il prossimo 8 settembre. I nerazzurri fino a domenica rimarranno ad allenarsi in città per poi partire per il ritiro in programma dal prossimo lunedì a Tagliacozzo in Abruzzo, che durerà una settimana. Intanto ci sono novità per quanto riguarda alcuni amichevoli precampionato. La prima si disputerà proprio nel ritiro abruzzese contro il Celano. Il primo avversario al ritorno a Civitavecchia sarà il Tolfa, allenato da una vecchia conoscenza nerazzurra, Roberto Macaluso. Poi le altre avversarie, con data e luogo da stabilire, saranno Santa Marinella e Grifone, quest'ultima a fine mese. Poi ovviamente si penserà solo all'inizio del campionato, con la possibilità di avere un girone di ferro, quello A, come successo anche negli ultimi anni. La società è sempre al lavoro per incrementare il gruppo nerazzurro, che però sembra già ben allestito. È di queste ore l'ufficialità di 2 nuovi arrivi che avevamo già annunciato da diversi giorni. Il Civitavecchia ha ingaggiato Luca Vellini, terzino classe 2003, che nonostante la giovane età può vantare sul suo curriculum più di 50 presenze in Serie D e ha vestito maglie importanti come quelle di Trastevere, Astrea e Centro Sportivo Primavera. Il secondo è un gradito ritorno, quello di Cristian Vittorini, classe 1999, che ha già indossato i colori nerazzurri nella stagione 2018-2019.
Si tratta di un esterno offensivo che viene dal Parioli, società che nella passata stagione militava in promozione e al Civitavecchia ritroverà il fratello Manuel. Immensa gioia e orgoglio per la straordinaria impresa di Manila Esposito alle Olimpiadi viene espressa dal Movimento 5 Stelle, che fa i complimenti alla ginnasta della S-Gin. Questo traguardo non rappresenta solo una vittoria sportiva, spiegano i pentastellati, ma è anche un simbolo di dedizione, sacrificio e determinazione. La sua performance mozzafiato ci ha tenuti con il fiato sospeso e ha mostrato al mondo intero il talento e la passione che caratterizzano i nostri atleti. Secondo i 5 Stelle, Manila è un esempio per tutti noi e un'ispirazione per i giovani che sognano di raggiungere grandi traguardi attraverso l'impegno e la perseveranza. Forza Manila, concludono, e in bocca al lupo per i prossimi impegni olimpionici. Né bene né male può essere sintetizzata così la giornata di Marsiglia per le Olimpiadi di Adriano Stella e Nicolò Rin nella classe foil. Nell'ennesima giornata complicata, dove il vento leggero non ha permesso lo svolgimento delle gare per alcune ore, il windsurfista trentino è stato impegnato in 4 prove di slalom. Ha cominciato con una squalifica e ha poi rimediato un 7° e 2 12° posto che gli consentono di essere 7° nella classifica generale. Oggi l'ultima giornata eliminatoria che definirà i qualificati alla fase finale. Renna c'è dentro di 17 punti al momento, ma ha ancora l'aspirazione di arrivare terzo, che significherebbe semifinale. Per farlo deve rimontare 12 punti. Il CRC comunica la composizione del nuovo staff tecnico legato al settore giovanile, una ripartenza con figure pronte a dare il massimo per la società biancorossa, con consolidate presenze come colonne di certezza del progetto per il settore giovanile. Il direttore tecnico, come già detto, sarà Marian Neagos, che guiderà anche l'Under 16 e sarà affiancato da Simone Montana Lampo. L'Under 14 è stata affidata a Mauro Tronca, l'Under 12 a Marco Maddaloni, Alessio Cicoria, l'Under 10 a Daniel Stoica, l'Under 8 ad Andrea Gargiullo e l'Under 6 a Giorgio Centracchio. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per la gentile attenzione, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.